Siamo a Milano in occasione della consegna del premio Tagliacarne, un tributo istituito dall'AISM, l'Associazione Italiana per gli Studi di Marketing, per ricordare Guglielmo Tagliacarne, un pioniere degli studi sulla società dei consumi, presidente di AISM nel dopoguerra e fondatore di quella che sarebbe poi diventata la SDA Bocconi. Quest'anno il premio Tagliacarne, che è il più prestigioso riconoscimento per il marketing nel nostro paese, è stato assegnato a Chiesi Farmaceutici e bisogna sottolineare che è la prima volta che viene assegnato un'impresa farmaceutica. Ci siamo fatti raccontare da Alberto Chiesi, presidente di Chiesi, appunto il senso e il significato di questo premio. Dottor Chiesi, qual è il senso del premio Tagliacarne che avete appena ricevuto? Ecco, ce lo può commentare? Ma per come la vedo io, ritengo che sia un premio dato per... Da un lato la lungimiranza con cui l'azienda ha deciso di investire in innovazione e in ricerca e dall'altro perché ha deciso di internazionalizzarsi. Il tutto tenendo conto che nel settore farmaceutico il marketing ha una sua connotazione molto precisa e per certi versi ha più a che fare con la comunicazione scientifica. Ecco, proprio di questo voglio parlare. Il termine marketing, almeno per le persone comuni, riferito ai farmaci, non ha sempre una valenza positiva, perché lo si associa spesso alla promozione commerciale, qualche volta anche un po' sopra le righe. Ecco, come lo interpreta Chiesi il termine marketing? Ma noi cerchiamo di attenerci strettamente alle regole che guidano il nostro settore per quanto riguarda la comunicazione scientifica. Cerchiamo di mettere in evidenza le caratteristiche dei farmaci perché è giusto che queste caratteristiche siano note, rese note al maggior numero di medici possibili e cerchiamo di fare una comunicazione completa dando informazioni sia in senso positivo sia dando informazioni anche sui possibili effetti collaterali. Voi avete appena inaugurato un grosso centro ricerche a Parma, un grande investimento, ecco, ce ne parla e soprattutto ci dice cosa vi aspettate. Sì, è stato il coronamento di una lunga meditazione, diciamo, sull'investimento. L'investimento è stato importante e direi che ci aspettiamo un risultato migliore dalle nostre persone che operano in ricerca perché finalmente possono lavorare insieme. Possono fare squadra, mentre prima erano divise in tante collocazioni diverse, da un lato, e dall'altro questo centro così moderno e così aperto, anche a collaborazione con l'Accademia e con altri ricercatori di altri centri di ricerca, può, secondo noi, portare a dei risultati migliori nella ricerca. Dottor Chiesi, qual è il futuro della sua azienda? Il futuro della nostra azienda sarà nella specializzazione e nell'eccellenza. Dovremo diventare eccellenti in poche aree terapeutiche in cui potremo investire in maniera sufficiente per concorrere con le multinazionali che investono in moltissime aree terapeutiche con cifre molto maggiori, ma nelle singole aree noi terapeutiche noi possiamo competere. Questo è il nostro futuro unito a una internazionalizzazione crescente, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.